Allora, ricominciamo con questa inversione di interventi come avevo anticipato, quindi con una delle tre testimonianze dirette, che poi come vedremo saranno due oggi, dando la parola all'ingegner Mario Rosato, che riporta la sua esperienza di tecnico sia operativo sia di divulgazione relativamente appunto alle fine del biogas, con particolare riferimento all'utilizzo di matrici erbacee. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, il mio intervento sarà molto breve. Questa esperienza proviene da un progetto parallelo a quello portato avanti da Veneto Agricoltura, sono delle esperienze che ho realizzato io nell'ambito di un progetto delle biomasse per la Sicilia e di un progetto per l'analisi del potenziale metanigeno dell'Arundo Donax. E recentemente ho intrapreso per questo seminario concreto di realizzare un'esperienza col Phragmites australis. Perché? Nel mondo degli sfalci, in particolare lungo i canali, i fossati, esistono due tipi di erba che voi siete abituati a vedere, sono le canne. Però esistono due specie di canne diverse, il Phragmites australis, che è la canna palustre, quella che cresce proprio a bagno in acqua, e l'Arundo Donax, che è un parente stretto di questa canna, però che predilige stare sulla parte alta del fossato, cioè dove il terreno è secco. Apparentemente sono uguali, sono molto simili come piante per il neofita, però lo scopo di questa prova era verificare se ci fossero delle differenze in quanto potenziale metanigeno. Inoltre si è voluto testare un approccio un pochino controcorrente, nel senso che finora avete visto delle esperienze che prevedono la sfalciatura e l'insilaggio del materiale o l'utilizzo della canna comunque fresca. In questo caso ho voluto testare che cosa succede se uno va a sfalciare il Phragmites australis durante il periodo invernale, quindi quando la pianta è secca, e se questa paglia secca rendesse almeno pari alla canna Arundo Donax fresca, che era quella che era stata testata nell'ambito dell'altro progetto. Allora, la prova è stata eseguita tra l'altro utilizzando un protocollo di una bozza di norma italiana, quindi si è voluto anche testare come funziona questo protocollo nel campo. Sapevamo già che funziona bene, però insomma è stata un'ulteriore prova tecnica. E abbiamo testato una miscela di inoculi, diciamo fra virgolette, dal laboratorio, un inoculo utilizzato per prove da due centri di riferimento in Italia, quali sono CRPA e il Politecnico di Milano, un inoculo che ho prelevato io da un impianto agricolo convenzionale, e poi ho fatto diverse varianti con e senza aggiunta di medium. Il medium è una soluzione di minerali che si utilizza per favorire la crescita dei batteri anaerobici, e poi anche un prodotto commerciale per verificare se è possibile aumentare la resa dell'erba ricorrendo a degli enzimi che preidrolizzano la lignina e la cellulosa in modo da accorciare i tempi di digestione. Allora, con tutte queste variabilità si è utilizzato però uno strumento altamente standard, che è una tecnologia svedese chiamata Automatic Methane Potential Test System, che consente di misurare i volumi di gas con un bassissimo margine di errore. Allora, passiamo subito ai risultati. È molto interessante questo approccio, perché prima cosa, le canne secche
naturalmente secche, quindi diciamo secche per il processo vegetativo della pianta che d'inverno va in letargo, hanno circa un 70% di sostanza secca, quindi praticamente non serve insilarle, non serve sottoporle a un'essiccazione che andrebbe a consumare energia. Poi ho osservato un'altra cosa, sono molto facili da triturare, il Phragmites australis secco, sottoposto a triturazione, si riduce quasi come una farina, il che sapete tutti che si ripercuote in una maggiore facilità di digestione, proprio perché il diametro medio di particella è minore. E il risultato è notevole, vedete come l'inoculo da laboratorio ovviamente era quello che ha reso il massimo comparato con la linea verde di Benchmark, che erano le canne di Arundo Donax fresche, però, quindi al massimo della loro potenzialità teorica in quanto contenenti ancora zuccheri, acqua e tutto quanto, quindi non insilate, non trattate, ha reso praticamente il doppio. Però con un inoculo proveniente da un impianto agricolo, che tra l'altro è un impianto abbastanza, non è dei migliori, diciamocelo chiaro, ha reso un po' di meno. La cosa curiosa è stata che l'aggiunta di prodotto commerciale nel caso dell'inoculo da laboratorio, anziché migliorare la resa, l'ha peggiorata. Nel caso dell'inoculo da impianto agricolo, che sapevamo già che era un inoculo abbastanza mediocre, l'aggiunta di medium e l'aggiunta di medium più enzimi ha migliorato notevolmente la resa ottenibile da quelle canne, rispetto sempre all'Arundo Donax che abbiamo preso come benchmark. Pertanto, le conclusioni preliminari di questa prova, se volete un po' spicciola anche, in quanto non formava parte del progetto, è stata una cosa fatta a latere, è che innanzitutto la biodiversità dell'inoculo ha una componente importante nella resa dell'impianto, per cui è importante che qualsiasi biomassa di sfalcio che si vada ad utilizzare, in qualche modo l'impianto sia abituato a digerirla. Secondo, il booster commerciale ha un'influenza non tanto spiccata quanto millantano a volte i fabbricanti di questi prodotti. Influisce in un caso almeno, addirittura in modo peggiorativo. La cosa più importante è che la canna palustre secca rende mediamente quanto la canna di Arundo Donax fresca, prima cosa. E secondo, il vantaggio è che se si realizzasse la sfalciatura durante il periodo invernale, quindi quando la canna è secca, si avrebbe un risparmio in termini di risparmiarsi tutta l'operazione di insilaggio, perché non serve, e inoltre una maggiore facilità di triturazione della biomassa, che è facilmente riducibile a polvere con poca energia. Quindi quantomeno il risultato di questa prova ci dice che sarebbe interessante andare ad approfondire con una ricerca magari fatta un pochino più sistematico, andare a approfondire questi risultati in modo di mettere a punto una tecnica un pochino specifica per questo particolare tipo di erba. Poi, per chi volesse approfondire, nella cartellina che vi è stata data trovate dei link a degli articoli, a dei riferimenti nei quali potete approfondire sia su che cosa il BMP, come viene misurato, su una presentazione generale del progetto GR3 e anche delle prove che sono state realizzate con diverse linee fenotipiche di Arundo Donax nell'ambito di un altro progetto. E ovviamente per chi volesse contattarmi sono a disposizione a quelle email. Io ringrazio e non ho più tempo, è stato molto simpatico. Grazie. Molte grazie per questo intervento. Qui proprio due parole, si apre ovviamente la porta al tema di fondo, cioè gli scarti non sono rappresentati solo dalle materie.